Allora, partiamo dalle dichiarazioni di Fedele ieri, che ha detto che le tue intenzioni sono quelle. Sì, ieri siamo in... Il presidente stava qui, ieri ci siamo incontrati, mi ha chiesto se c'era la disponibilità a rimanere nella Sammettese, io gli ho dato la mia disponibilità, poi per quello che riguarda il programma, il futuro, ho detto che ci saremo visti a breve. Mi pare che dare la disponibilità, penso che sia anche automatico che avvenga anche la firma con un contratto. Ma io penso di sì, mi auguro di sì, anche perché... Ripeto, è una chance che mi voglio giocare, non l'ho mai fatta la Lega Pro e so che le responsabilità sono tante, però se non provi non sai mai se sei all'altezza oppure no. Io quello che posso dire è che ci metto passione, voglia, sicuramente ci sarà da lavorare, ma questo non è un problema. Sarà una novità per me, però come ho già detto altre volte, mi gioco questa chance, cerco di giocarmela nel migliore dei modi. Ti spaventa questa cosa? No. Ma si dice, cioè, sempre l'uomo comune, che il calcio è uguale in tutte le categorie? No, sicuramente... Anche di tutto, no? C'è sto poco. Ma se ci sono delle categorie significa che magari qualche differenza c'è e quindi... Sicuramente l'intensità sarà più alta rispetto a quella della Serie D, i giocatori a livello qualitativo magari saranno anche un pochettino migliori rispetto a quelli della Serie D, ma questo non è che mi fa paura, anzi, per me deve essere un motivo di crescita cercare di vedere quello che riesco a dare anche in una categoria superiore. Sì. Invece adesso... Sì, sì, mi ha fatto anche piacere vedere molti giocatori che hanno messo su Facebook, me lo fanno vedere perché io Facebook non ce l'ho e quindi molti giocatori hanno messo le maglie della promozione, ho visto qualche giocatore, quindi questa è dedicata anche a quei ragazzi che 3 anni fa avevano portato la Sammettese nei professionisti, poi per le vicissitudini che ci sono state sapete meglio di me che... Purtroppo per loro che avevano fatto un'annata splendida non sono riusciti a gioire per questa cosa, quindi la vittoria va dedicata anche a loro. Ci sono 2 categorie di differenza perché fortunatamente la Sammettese torna nei professionisti ma nella Lega Pro unica e quindi il salto è doppio, però penso che la società sia pronta per fare qualcosa di buono a San Benedetto. Non c'è stato più di una richiesta di disponibilità nell'incontro? No, ieri c'è stata una chiacchierata così, ma veramente abbiamo parlato solo di questo. No, abbiamo parlato se c'era disponibilità. Di conferme? No, non abbiamo parlato di niente, di queste cose non abbiamo parlato. Tu non ne parlerai secondo ancora un po'? No, noi prima dobbiamo finire questo campionato e finirlo nel migliore dei modi. Ci sono ancora 4 partite di campionato più la pool scudetto, quindi i giocatori hanno l'obbligo e il dovere di continuare a fare quello che hanno fatto fino adesso. E poi, finito questo, con la società parleremo per quello che sarà il futuro. Queste partite ti servono anche per vedere un po'. Un quadro generale. Sicuramente avremmo la possibilità di far giocare anche qualche ragazzo nostro e quindi il quadro si può ampliare e si può chiudere meglio il cerchio, quindi la possibilità ci sarà per tutti da qui alla fine e dovranno dimostrare come hanno fatto fino adesso d'altronde di tenere la maglia come è giusto che sia. Specificando quelli che sono i progetti, i programmi eccetera eccetera, però una cosa l'ho detta, tu voglio comunque fare un campionato importante. Beh, questo penso che sia giusto. È una prova ancora più difficile. Ma penso che sia giusto e penso che da parte mia ci sia la volontà e c'è la voglia di fare bene.
Sicuramente, poi tutto dipenderà anche molto dalla squadra che si andrà ad allestire e dal girone che la Sambettese andrà ad affrontare. Quindi lo sapete meglio di me, il presidente è ambizioso, ha sempre voglia di fare bene e giustamente ci sprona a fare questo, però da qui adesso a fare proclami mi sembra un pochettino esagerate da parte nostra, da parte mia, ecco. Il presidente ha detto che vuole fare bene e questo è quello che vogliamo tutti, ma io mi auguro che in futuro la Sammettese possa scrivere un'altra pagina di storia. Poi se ci sarà a breve o a lunga scadenza, io questo non posso dirlo e non lo so. Sicuramente è una società che i presupposti ce l'ha per arrivare a fare bene. Sul fatto delle possibili conferme, aspetterete il nuovo DS oppure questa storia va avanti per conto suo tra te e la società? Ma non lo so, noi ci siamo confrontati quest'anno sempre con il direttore generale, che è il press Andrea Fedeli, e con Simone Perotti, con Daniele, ci siamo confrontati su tutto. Se poi arriverà un direttore sportivo, quindi sarà giusto anche confrontarsi con il direttore sportivo, perché poi in base a quello si faranno anche le scelte. Io li conosco di fama, ma non, personalmente no.